Il 25 giugno si avvia la 38esima stagione di Fasano Musica con la prima delle tre serate dell'antico richiamo. Siamo con il direttore artistico del festival, Bartolomeo Smaldone. Cosa racchiude l'antico richiamo? È una formula estetica ed artistica insolita, perché è un festival di poesia ma prevede la concomitante presenza sul proscenio di un poeta ogni serata, accompagnato da un attore e da un musicista. Quindi sarà un gioco di canti e controcanti tra la più nobile delle arti, ossia la poesia, e quelle discipline artistiche che a lei sono più connaturali, ossia il teatro, quindi la recitazione, e la musica. Questo sodalizio con Fasano Musica è la new entry di questa stagione. Cosa vi aspettate? Ci aspettiamo una buona risposta da parte del pubblico, io immagino mosso dalla curiosità di poter assistere a delle rappresentazioni così inusuali. E io da direttore artistico non posso che riconoscere il merito dell'associazione Fasano Musica, che ha voluto produrre questo festival scommettendo su una formula che è indubbiamente inusuale e che rappresenta un unicum proprio nel panorama poetico, artistico e letterario italiano. Quindi bisogna dare atto a questa associazione storica, gloriosa, fasanese, di aver avuto il coraggio di investire su una disciplina artistica, la poesia, della quale si sa spesso poco e male. E quindi bisogna riconoscere questo merito a questa associazione, che ha voluto fare una proposta, io direi sicuramente affascinante, che può rappresentare veramente uno spartiacque proprio nella storia di questa città. E mi aspetto per gli anni a venire che questa diventi una formula standard, che quindi ci sia una seconda edizione di questo festival e che venga sostenuta anche dall'amministrazione comunale per gli anni che verranno. Una delle tre serate ha quasi anche un altro unicum nell'unicum, ovvero la presenza di un artista che accompagnerà il poeta con della musica elettronica. Anche questa è stata una scommessa che l'associazione Fasano Musica ha accolto con molto entusiasmo e molto coraggio, devo dire, perché già è difficile parlare di poesia oggi. È difficile farlo davanti ad una vasta platea, e una contaminazione di questo tipo, che crea un connubio tra un'arte antica e classica come la poesia e la musica elettronica, direi che rappresenta davvero una proposta coraggiosa ma accattivante e avvincente. Noi dobbiamo avere il coraggio di sperimentare dei linguaggi nuovi, dei linguaggi innovativi, di smuovere un po' le acque e di destabilizzare i luoghi comuni e le convinzioni comuni. Questo connubio, musica elettronica e poesia, che sarà in scena la terza sera, va senz'altro in questa direzione. Un'altra eccezionalità la possiamo legare anche al luogo in cui si svolgerà questo festival. Infatti ci troviamo nel Parco Rupestre Lama d'Antico e il festival si svolgerà proprio all'interno di questa suggestiva lama. Voi siete del posto, lo sapete meglio di me, conoscete bene la forza e l'energia che sprigionano questi luoghi, il posto in cui ci troviamo. Mi pare il luogo congeniale in assoluto proprio rispetto a questo festival, perché ci riporta indietro verso quel flusso di coscienza dal quale tutti quanti proveniamo e al quale tutti quanti apparteniamo. E non poteva esserci un luogo migliore di questo, e la scelta del nome, l'antico richiamo del nome di questo festival, è giunta in maniera proprio connaturale rispetto al posto in cui si svolgeranno le tre serate. Quali saranno le modalità di accesso alle tre serate? Cosa comporta sia il biglietto singolo e anche l'abbonamento? C'è la possibilità di fare un abbonamento per le tre serate ad un prezzo, io direi, assolutamente vantaggioso di 35 euro, oppure optare per il biglietto singolo, che mi pare costi 15 euro.
In ognuno dei due casi i visitatori avranno la possibilità, giungendo qui alle ore 19:30, di poter fare una visita guidata gratuita alla chiesa rupestre e alla ricostruzione virtuale degli affreschi di questa chiesa. Lo spettacolo inizierà alle 21, quindi ci sarà tutto il tempo per poter visitare in tranquillità il parco e la chiesa, e mi pare che questa sia una ragione in più, casomai ve ne fosse bisogno, per spingere le persone a partecipare a questo evento, ripeto, straordinario.